Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White, siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 14 Ultimate Team, in particolare un nuovo episodio dei migliori attaccanti di FIFA 14. Abbandoniamo per un attimo i giocatori oro, abbiamo visto Traoré, Carroll e Zárate, passiamo ai giocatori argento. Eddie Johnson, un giocatore argento che molti non conosceranno, magari qualcuno l'ha visto nei video dei youtuber inglesi, io ammetto che questo l'ho visto da un video di uno youtuber inglese. Ho deciso di provarlo perché aveva delle statistiche veramente interessanti e queste sono le mie impressioni. Cominciamo come sempre a velocità. Velocità che è molto buona, è un giocatore molto veloce, è abbastanza alto perché comunque è 1,85 m e ha 85 di velocità, con un'accelerazione mostruosa sul 90, quindi davvero per quanto riguarda la velocità nulla da dire. Sembra più veloce di quanto scritto sulla carta. Perché? Perché essendo molto alto sembra più veloce, un po' come Ibrahimovic. Ibrahimovic, per chi l'ha provato, sembra più veloce del 75-79 che ha indicato sulla carta. Perché? Perché è molto alto, quindi sembra che vada più veloce. Forza fisica non è affatto male, quindi potete vincere tranquillamente gli scontri contro i difensori centrali, anche oro, perché io ho usato questa squadra nella prima divisione e sono riuscito a vincerla, quindi potete tranquillamente usarlo anche con difensori molto fisici come Chiellini, Benatia, David Luiz, Santana e tutta questa gente qui che viene usata molto spesso in prima divisione. Per quanto riguarda il tiro è un po' incerto, mi spiego meglio, ha degli ottimi valori per quanto riguarda il piede debole, 4 stelle piede debole che sono veramente ottime, e più in generale la potenza di tiro non è male. Certo, dobbiamo considerare però che è un argento, quindi gli argenti di solito non hanno dei valori eccezionali, quindi non pensate di tirare da 45 metri con questo giocatore. Ho notato che nonostante la finalizzazione sia leggermente bassina e a volte sbagli magari anche dei gol che un giocatore oro non sbaglierebbe, comunque è superiore alla media di giocatori argento, perché potete vedere delle clip in cui riesco tranquillamente a segnare anche con degli splendidi tiri di precisione. Però ricordatevi, a volte sbaglia, questo per la finalizzazione che nei giocatori argento è abbastanza bassina. Per quanto riguarda il dribbling è abbastanza buono, ha 4 stelle skill, quindi potete usare le skill. Attenzione al controllo di palla, magari quando state contro altri difensori in mezzo al traffico potreste perdere palla, non è agile come può essere Messi, non ha il suo controllo di palla soprattutto. Per quanto riguarda il colpo di testa è molto buono, non è altissimo come giocatore 1,85 m, ci sono sicuramente giocatori più alti di lui, ma è in grado di farsi valere di testa, riesce ad anticipare quasi sempre l'avversario. Per i difensori argento è un lusso, davvero uno dei migliori attaccanti silver, e se la cava anche contro i difensori oro. Guardate questo colpo di testa contro Sergio Ramos, che è uno dei migliori giocatori per quanto riguarda il colpo di testa, come lo vado ad anticipare e a mettere in rete. Cosa vi consiglio come chemistry style? Il primo è cecchino, vado ad aumentare il tiro e il dribbling, quindi cerchiamo di migliorare un po' il controllo di palla e il tiro. Il secondo è finalizzatore, vado ad aumentare il tiro e il colpo di testa, questo per farli fare più gol. La velocità vi consiglio di non toccarla perché è già buona, il passaggio non è indispensabile. Dove utilizzare questo giocatore? Qui sorgono i problemi. Perché? Perché gioca in un campionato poco competitivo, nella Major League Soccer, quindi nel campionato americano. Vi consiglio o questo 3-5-2 ibrido con un po' di campionato inglese, un po' di Eredivisie e un po' di campionato americano. Una squadra veramente fortissima con dei difensori molto veloci, buoni esterni, ottimo attacco, quindi una squadra molto completa. Per essere un argento provatela. Oppure la squadra simile a quella che avevo utilizzato io, in questo caso sfruttiamo Dempsey che fa tripla intesa con lui perché giocano nella stessa squadra e sono dello stesso campionato. Poi andiamo a sfruttare Dempsey per legarlo con Jones, che è un americano che gioca in Bundesliga. Mi ha sorpreso Jones, provatelo perché è veramente forte. Da lì iniziamo a costruire tutti i collegamenti, quindi attenzione, non è un gioco in un campionato competitivo, quindi potrebbe essere difficile infilarlo nelle squadre. In conclusione, giocatore sicuramente promosso perché è veloce, ha un ottimo colpo di testa, ottima forza fisica, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole e in più ha una capigliatura spettacolare, provatela e vedetela in campo perché è bellissima. Lati negativi, la finalizzazione anche qui a volte, perché a volte è infallibile, a volte sbaglierà dei call semplicissimi. Il work rate, che è medio medio, può essere un po' fastidioso per alcuni, però è lo stesso di Benteke, che è un giocatore utilizzatissimo online, e il campionato è poco competitivo. Per quanto riguarda il prezzo, costa circa 20.000 crediti su Xbox e 13.000 su PS3 e PS4, quindi costa di meno nelle versioni PS3 e PS4 rispetto a quell'Xbox. Questa è un po' un'anomalia perché nei giocatori oro è il contrario, sono sì abbastanza, ma fidatevi, il giocatore ne vale la pena. Poi considerate che ci sono giocatori anche argento molto più costosi, come può essere una bolla oro che ne costa addirittura 50.000. Con oggi quindi abbiamo concluso, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale.
Vi ricordo di passare nella mia pagina Facebook per stare aggiornati con i match a scommesse e i vari pink slips. Noi ci vedremo presto, ditemi se vi piacerebbe vedere prima Higuain in form o Schneider nella sua seconda versione in form. Scrivetemelo nei commenti, noi ci vedremo presto, ciao a tutti!